Ciao a tutti e bentornati su Indie Gameplay. Oggi siamo su V-Zone, un gioco che vi avevo già portato nei giochi migliori 2019-2020 come possibile capolavoro. Questo gioco, allora adesso io vi faccio vedere un attimino com'è la grafica, com'è la modalità sandbox, vi spiego brevemente e poi facciamo il tutorial, che il tutorial è piuttosto lungo. Allora, andremo a gestire un sacco di cose, taglieremo legna, gestiremo anche i generatori, gestiremo un inventario e andremo anche a connettere le varie parti, diciamo, dal generatore, i vari circuiti, i vari macchinari, un po' come succedeva anche su Gold Rush. E avremo modo anche di, ad esempio, sui camion di aprire la cabina, di maneggiare col motore la batteria, fare il pieno, gestirci le taniche, ma mi riservo di farvi vedere tutto questo all'interno del tutorial. Il menu è ancora abbastanza rudimentale, non so il menu di quel tipo a che motore grafico si possa ricondurre, però vi faccio vedere il tutorial perché è davvero lungo, è davvero interessante e ci fa vedere un po' di cose. Poi magari adesso vediamo se il video va per le lunghe, magari lo faremo in due episodi, o comunque io a un certo punto mi fermerò e vi farò decidere se continuare o meno. È una demo, quindi il gioco non è completo, non lo sarà prima del 2022, perché nella seconda metà, quindi adesso da giugno a dicembre, il gioco uscirà in Early Access su Steam. La prima metà del 2021 uscirà l'Industrial Update, seconda metà del 2021 altro, prima metà del 2022 altro, e la seconda metà del 2022 probabilmente uscirà il gioco. Iniziamo con il tutorial, tutorial che ci spiega un po' di rudimenti. Infatti all'inizio non ci possiamo muovere. Devo introdurti in questo eccitante mondo, iniziare da boscaiolo. Per favore smetti di stare lì e muoviti. Ok, muovi il mouse in ogni direzione. La grafica è quella che mi ricorda molto Wildlands e giochi simili. Dobbiamo camminare lungo il corridoio. Adesso a breve andremo a sbloccare tutti i comandi e ci muoveremo liberamente. Ok, ora sbloccheremo il salto. Un po' tediosa questa parte dove si parla, però vi garantisco che diventerà molto interessante a brevissimo, perché guideremo anche un camion, vi farò vedere varie cose, poi io mi prendo bene per sti titoli che secondo me prendono bene anche Mirko di Gameplay Channel. Allora, usa spazio per saltare. Infatti non possiamo ancora correre, infatti lo potremo fare adesso che si sbloccherà la corsa. Ok, ora ci viene mostrato come gestire gli oggetti nel mondo e come gestiremo poi un magazzino, perché una delle immagini più belle di questo gioco che ho visto su Steam è il fatto che faceva vedere un muletto e un magazzino, quindi sono cose che mi fanno veramente impazzire. Ora si prende l'oggetto col tasto sinistro, appena finisce di parlare ovviamente, perché dobbiamo recuperare l'accetta, quindi mettiamo un po' a posto gli oggetti. Vedete che possiamo anche col tasto control possiamo muoverli. Bisogna prenderci un pochino la mano. Vabbè, questo non me lo molla più, ma vi garantisco che, ok, buttalo lì, con un po' di calma si riesce a posizionare qualsiasi cosa. Ok, infatti mettiamolo via qui, è un po' troppo alta la mensola, tac. Ok, prendiamo l'accetta. L'accetta è interessante perché la teniamo così, ma nel momento in cui poi noi andiamo a premere il tasto E ci viene messa in inventario, quindi la impugniamo e possiamo toglierla o metterla usando il tasto Q. Teniamo premuto, vedete che la equipaggiamo, l'abbiamo in mano, e col tasto destro del mouse poi la andremo a usare. Col tasto Q invece adesso, come ci mostrerà il gioco, andremo a gestire il nostro inventario. Infatti vedete che ho vari oggetti, se io poi la deseleziono non ce l'ho più. Allora, premi X per buttare invece un oggetto. Vedete che la mollo così, non me ne frega niente, la lascio, no, mi interessa l'accetta perché devo utilizzarla ora. Quindi premo il tasto E, andiamo avanti. Infatti la porta non c'è. Qui sono gli alberi, sono alberi un po' fatti così, però vabbè. Poi in gioco, io presumo ci siano giochi più alberi più belli, fatti meglio. Col tasto destro si va a tagliare la legna.
Questo è un concetto base del gioco, cioè dove andremo a guadagnare soldi, perché ho visto che nella sandbox abbiamo $7,800 e a 8,000 c'è il camion in vendita, quindi useremo il camion per trasportare, potremo andare ad aprire ogni sorta di vano del camion, ma lo vedremo a brevissimo perché ce lo farà fare. Ora abbattiamo l'albero. Ok, viene già così. Lo sollevo. Sono, alla fine sono un montanario, quindi lo sollevo tranquillamente. Possiamo ruotarlo. Adesso ci dirà di farlo. Sto già anticipando il tutorial. E poi lo appoggeremo lì per poterlo vendere. Sì, ci danno. Vedete che col tasto control ok, mentre invece il lancio del tronco col doppio clic del tasto destro. Ok, lo abbiamo buttato qui, facciamo sell col tasto F, lo vendiamo e abbiamo ricevuto $140, niente di che. Si va avanti, si prosegue, si aprono le porte al nostro passaggio e tranquilli che i mezzi non sono fatti così. Sembra più una grafica da Boneworks, il gioco VR che abbiamo visto tempo fa. Ok, dobbiamo andare adesso ad aprire una pagina molto importante del gioco, che è la pagina di internet, dove si va ad acquistare o vedere il proprio saldo in banca. Al momento non abbiamo ancora però sbloccato tutte le sezioni, quindi vi faccio vedere quello che ci fa vedere il tutorial. Compriamo un dump truck, un camion da trasporto. Sì, va bene. E quindi clic I for internet, vedete? Clicca sul garage, acquista, lo prendiamo arancione, main color, con i colori societari. No, così. E qui? Vabbè. 8,000. Let me turn on some music to please your packing time. Ok, dobbiamo caricare il camion e ci mette della musica per alleviare il nostro dolore. Ma devo capire perché non me lo apre del tutto. Ok, quindi carichiamo il camion. Facciamo abbastanza rapidamente. Sì, è un modo per farci fare un po' di cose. Poi vi faccio vedere anche un paio di cose che qua il tutorial adesso non ci spiegherà, però ci dirà lui basta quando saranno sufficienti i pacchi. No, dove vai? No, scusi, lo vorrei buttare. Ok, abbiamo finito? Ok, chiudiamo. Risponde. Come closer, open the door. Ok. In the cabin it is as in a standard truck. C'è carburante, freni e c'è l'acceleratore, i freni e... Va bene. Vedete che poi si possono aprire varie cose. Ad esempio qua dentro c'è la batteria. Adesso io poi onestamente non so cosa mi serva adesso toccare, si può aprire anche la cabina, vedete che abbiamo il motore qua dentro. E ci sono i serbatoi, ci sono due serbatoi e vabbè, possiamo salire sul camion e andiamo. Purtroppo abbiamo finito il carburante. Va bene, quello che dobbiamo fare ora è, ci sta facendo vedere tutte le cavolate che possono succederci, siamo in questa zona circoscritta da queste mura, giusto perché è un tutorial. Dobbiamo andare al distributore, prendere la tanica e andare a riempirla con questo. Grab interaction. Ok. Perfetto, a questo punto torniamo al camion, facciamo il pieno, svuotiamo la tanica, portiamo il camion direttamente al distributore, così almeno facciamo il pieno. Refuel.
Ok, perfetto. Ora, scusate, ma la Tanica non me ne frega niente, quindi andiamo così. Boia mondo! Eccolo lì, l'abbiamo fatta. Ho detto, voglio... L'ho fatto di proposito, Ho detto, voglio vedere se... se lo fa, gli passa sopra davvero? No, però vabbè, è una demo, quindi... quindi ci sta, insomma. Non, però volevo evitare di... Volevo almeno rimettergli qualche carico in modo da... Che se mi fa scaricare, perché non mi ricordo adesso se mi chiederà di scaricare qualcosa. Però non voglio incasinare il tutorial già dall'inizio. Vabbè, chiudi la sponda qua. Vabbè, andiamo. Facciamo il pieno. Facciamo il pieno da questa parte. Invece hai deciso di fare il pieno con i tuoi soldi. Molto bene. Vabbè, quindi interaction. Ok, pieno fatto. Andiamo. Vedete in basso a destra, mi dà 100%. Ora andiamo e vediamo. Al massimo tornerò indietro io e farò il... No, dobbiamo... Dobbiamo fare manovra, perché dobbiamo entrare in retro. Ok. Ok. Ma devo dire, la grafica fatta così a me non dispiace per niente. Vabbè, intanto. Spero che non mi rompa le palle per... Se no tornare indietro a prendere tutto il carico. Deliver cargo. Vabbè, dai, no. Da prendere il resto del carico. Niente, a breve faremo... Andremo avanti. Ok, ci ho messo 40 minuti perché ho dovuto rifarlo due volte, perché facendolo di fretta il rischio di saltare qualche obiettivo era, diciamo, abbastanza alto. Quindi finalmente riusciamo ad andare avanti e vi faccio vedere una delle parti più interessanti. Ora abbiamo quello che gestirà tutti i nostri macchinari futuri nel gioco sandbox, nel gioco storia, insomma, e sono i generatori che potete accendere o spegnere. Vedete, hanno del carburante all'interno. Una delle cose più interessanti è il Logic Tool, che noi possiamo andare a prendere, che possiamo poi equipaggiare e poi utilizzare. La cosa interessante è che possiamo andare a cliccare, vedete, su una casellina verde e non può essere collegata a un'altra casella di uno stesso colore, ma deve essere blu. Quindi in questo caso ci dice l'input è il verde e poi è il blu, e quindi connettiamo i due. Ah, non posso ancora usarlo, deve finire il tutorial, ok. La logica in questo caso è quello di collegare il generatore alla porta in modo da farla aprire. Quindi accendiamo il generatore. Non possiamo ancora usarla. Ok, vedete che adesso andiamo a connettere alla porta il generatore. In questo caso poi dovremo poter accedere. Adesso mettiamolo via, vediamo se riusciamo a... No. Ok, adesso si è funzionato, non dovevo forse accenderlo, va bene. Proseguiamo. E ora inizia una serie di minigiochi che ci consentirà di andare avanti nell'avventura. In pratica quello che dobbiamo fare è prendere un duplicatore, dato che questo generatore ha un'uscita tripla, ma qua da connettere sono quattro le cose. Quindi in questo caso il tutorial ci dice di andare a prendere il building element, che è una sorta di duplicatore di segnale, e il duplicatore prenderà uno di quei segnali e lo sdoppierà. Quindi lo andiamo a prendere e poi
Quando lo sto tenendo, tengo premuto il tasto E. Ah no, scusate, devo andare, sì, giustamente devo andare in internet e andare nelle proprietà e comprare un'altra proprietà che verrà costruita dopo. Ok. Ok, e ora possiamo andare a fare questo affare qua. Ok, possiamo fare finalmente questa cosa. Ok, vedete, lo possiamo installare in un punto che però ci dice lui, che è questo qui, facciamolo così. Perfetto, adesso andiamo a prendere il connecting tool, prendiamo il banco 1, lo connettiamo qua, così alimentiamo il generatore e questo va ad aprire questo sotto va ad alimentare questo. Ok. Questa porta alimenta quella, questa qui, e l'ultima porta del generatore. A me queste cose fanno veramente impazzire. Ok, possiamo finalmente mettere via il connecting tool, accendiamo e le porte vengono aperte. Ora il minigioco non è finito perché dobbiamo sbloccare quest'altra porta. E qua abbiamo un altro generatore, un altro sdoppiatore, scusate. Quindi dobbiamo, adesso lo spengo. Dobbiamo gestircela in modo diverso. Allora, la porta l'abbiamo già aperta, quindi premendo il tasto Tab possiamo andare a disattivare un collegamento. Quindi non abbiamo più bisogno di questo perché la porta ormai è aperta. Abbiamo questo sdoppiatore che si connette a questo. Dovrebbe. Ok. E poi da qua andiamo direttamente lì. Poi non so perché sia dalla parte della cerniera, dall'altra parte no, vabbè. Ok, e abbiamo aperto la porta. Si prosegue e andiamo avanti. Vedete, molto molto interessante. Qua vedete i primi macchinari. Sei la persona appropriata nel giusto posto, insomma, la persona giusta al posto giusto. In questo posto tu puoi trovare alcuni trasportatori che trasportano le tue spedizioni, ok? Incarico per ora, trasporta i pacchi nell'altra stanza dove va il conveyor, ok? Ok, quindi praticamente dobbiamo connettere questo col conveyor lì, ok? No, questo è il tasto però, scusate, elimino, collega questo con questo di qua. Io presumo che sia qui l'attacco, ok? Vediamo, sì, quindi accendiamo, vediamo se funziona. Accendo il generatore, disequipaggio questo e vediamo se funziona. F interact. No, Elva no. Niente, devo spegnere il generatore. Vediamo se devo fare ancora un altro collegamento. No, 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 mollalo lì. Una cosa è quando voi tenete un oggetto e siete troppo orientati verso il basso, non funziona. Dovete alzare un po' la visuale e poi vi lascio mollare l'oggetto. Allora, colleghiamo anche questo, allora. Ok. Adesso dovrebbe funzionare. Adesso io prendo una cassa. Devo avere le mani libere, però giustamente prendo una cassa, la metto qui e vediamo se funziona. Adesso accendo il generator e ah, funziona. Posso fermarlo? Ok, no, funziona, funziona, funziona. Allora, una cosa a cui dovete fare attenzione, però parliamo della primissima versione messa in demo per il gio del gioco, è che quando lanciate gli oggetti, o nei mille tentativi che ho fatto di finire quella parte del tutorial del trasporto, mi saltavo gli obiettivi per sbaglio, ho lanciato una cassa addosso al camion, il camion si è ribaltato, ne ho evocato un altro, ne ho comprato un altro che avevo tanti soldi, e alla fine un camion sopra l'altro mi hanno portato fuori dal mondo, ma sono difetti comunque di gioventù di un gioco che comunque è interessantissimo. Abbiamo bisogno di guadagnare più soldi, spegni il generatore. There is a debarker. You can try to use it. Who knows what it really does? Che cos'è sta If you roba? want to use it, you have to turn it on and place tree there. Devo piazzare? Ah, devo. Questo qua è un non so cos'è, un decespugliatore, insomma. Beh, vabbè, vediamo come funziona. Allora, questo lo colleghiamo qui e vediamo se funziona. Sì, direi di sì. Quindi in questo caso mi libero le mani, prendo l'alberello, se me lo fa prendere. No, devo tagliarlo, presumo. Mi ha proprio messo a cazzo qua.
Vediamo. Sì, devo tagliarlo. Ok. Perché mi dà fastidio vedere un albero fatto così male, tra l'altro dentro una stanza. Va bene, libera le mani, prendiamo il tronco e vediamo come lavora. Cioè, è fighissimo tutto questo, eh. Cioè, a me piace tantissimo. Perfetto. Scusate, adesso volevo raccogliere anche... Ah, ok, finito. Ok, siamo fuori. Siamo fuori. E qui? E mo? Il mondo è davvero, davvero carino. Abbiamo 800.000 dollari. Quindi sono veramente tanti. Quando invece iniziamo l'altra modalità abbiamo meno. Cioè abbiamo 7.800 dollari. Le proprietà da acquistare. Jackis Domek 200. La compro. Ma è già mia? No, scusate, voglio capire. Properties. Sì, è mia. Ok. Voglio vedere adesso. Comprare magari un mezzo. Abbiamo un mezzo da comprare. Il camion. Ok. Vediamo un attimo perché dobbiamo guadagnare soldi. Vabbè, per farmelo prendere. Perché sta finendo nell'acqua? Ok. Comprato. Veicolo comprato. Ho comprato questo edificio, ma non so che farmene, perché siamo una serie di palafitte e non abbiamo neanche inventario, non abbiamo nulla. Quindi qua bisognerà poi andare a far fruttare. Non c'è neanche la mappa. Col tasto I si apre sempre questa. Il garage, ok, abbiamo comprato questo. No, ma non lo voglio comprare, ok. Allora, eccola qua, lascia. L'accetta. Perfetto. Graficamente deve fare dei grossi passi avanti perché è carino, messo all'interno di ambienti chiusi. Qui è un po' meh, insomma. Poi bisognerà vedere un attimo che cosa si potrà fare. È sicuramente un gioco interessante con delle belle meccaniche, un po' la Gold Rush ma in ambito Lumberjack. Una barca. Vabbè, voglio dare un'occhiata ancora. Vabbè, questo ho comprato il terreno. Properties, vediamo che altro si può comprare. Possiamo comprare praticamente tutto con questo. Compriamo. Queste qua. Cioè, l'ho comprato, ma non. Vabbè, questa è la primissima versione. Perché il gioco credo sia appena stato rilasciato. Quindi. Insomma, mi sembra che ci sia ancora parecchio da lavorare, anche se in realtà se gli sviluppatori gli staranno dietro come hanno promesso, io spero facciano più aggiornamenti rispetto che uno soltanto grosso ogni 6 mesi, però per i prossimi 2 anni avremo sicuramente qualcosa da vedere, qualcosa da giocare. Io è un gioco questo che onestamente vi dico, nonostante i problemi avuti nel tutorial, è un gioco che io terrò in seria considerazione qualora uscisse a breve. E valuterò, dato che ho avuto la possibilità di avere questa demo e non so dire se sia pubblica come demo o solo mandata a chi fa video, però valuterò anche l'acquisto di questo titolo, perché sicuramente è un gioco che mi interessa. Il fatto che mi mettano i mezzi, che mi mettano la possibilità di vendere, di collegare i generatori e di gestire proprio un mini impiantino elettrico, già così subito dall'inizio mi fa ben sperare. Quindi vedete, ci sono dei problemi perché non sali sulla strada, però sono cose comunque che se portate avanti potrà avere del potenziale. L'unico dubbio che ho è il fatto che di questo gioco se ne parla da oltre un anno e rotti, e questa io spero sia una versione proprio primordiale del gioco. Per intanto ha delle buone idee. Io ora attendo anche il vostro parere su questo titolo e lo terremo d'occhio insieme. Alla prossima ragazzi e ciao ciao.